Di Bianca Chiriatti. Venerdì 25 maggio 2018, il Grande Fratello 2018 sta facendo discutere molto, e anche Maurizio Costanzo, che già qualche settimana fa aveva avuto da ridire su questa edizione, è tornato all'attacco. Era stata definita una «finestra sulla discarica», ora il giornalista ha preso di mira uno dei concorrenti. Il bersaglio è stato Rodrigo Alves, il Ken umano, che è entrato per una settimana all'interno del reality, anche se la sua breve permanenza ha comunque scatenato polemiche. Molti lettori hanno scritto all'indirizzo della rubrica che Costanzo tiene da anni sul settimanale Nuovo, definendo Rodrigo un pessimo spettacolo per via delle operazioni chirurgiche che ha subito. Così anche il giornalista si è espresso: quasi sempre sono gli ascolti a decidere in televisione. E quelli del Grande Fratello dicono che questa edizione piace. L'entrata del can umano Rodrigo Alves si poteva evitare, è stata provocatoria ma ha fatto audience. Non sempre l'ascolto giustifica le scelte, non è d'accordo, quindi Costanzo, che già aveva definito questa edizione una «finestra sulla discarica». A TV Talk Barbara D'Urso, conduttrice del programma, aveva replicato che Maurizio Costanzo è un maestro della televisione e rispetta la sua opinione. Come reagirà ora, dopo le critiche al Ken umano? Vota l'articolo, nessun voto. Potresti essere tu il primo. I video del canale.